Presidente, andiamo dritti al cuore del problema, obiettivo attaccante, indiscrezione delle ultime ore, Stefano Pettinari che sta facendo molto bene a Trapani, si tratterebbe di un clamoroso, se vogliamo, ritorno, però vogliamo capire se è fattibile questa operazione. Per caratteristiche è un giocatore, sembra essere un giocatore congeniale alle esigenze di questa squadra. Ma probabilmente il nome di Stefano è uscito anche soprattutto per questo motivo, perché forse delineando un po' le caratteristiche del giocatore che cerchiamo, uno dei giocatori che ha queste caratteristiche è sicuramente Stefano, però non c'è assolutamente nulla, non abbiamo parlato con il Trapani, non abbiamo parlato col giocatore, quindi è una voce che è uscita fuori perché, ribadisco, la caratteristica del giocatore che vogliamo prendere è quella lì. Ma farete un tentativo? Ma Stefano Pettinari è un giocatore forte, lo sappiamo, che a Pescara ha fatto anche molto bene nell'ultimo anno in cui c'è stato, quindi ha delle caratteristiche che potrebbero fare il nostro caso, però abbiamo anche altri profili sotto controllo, diciamo. È chiaro che però se decidi magari di prendere un giocatore come Ciofani, stiamo parlando di un calciatore completamente diverso da Stefano Pettinari. Ciofani è un giocatore che la Cremonese ha comprato, ha un contratto importante, mi sembra difficile che la Cremonese si possa togliere un giocatore così. Ma qual è il budget stanziato per l'ingaggio di un attaccante? Ma non c'è un budget nostro, dipende da quello che ti dai, che trovi sul mercato e quello che poi sono le richieste, perché tu puoi avere anche un budget, ma se poi quel giocatore non ci viene è inutile che c'è il budget, devi raffrontarti con quello che dice il mercato, quindi se troviamo il giocatore che fa per noi e ci chiede 100, 200, 500 faremo delle valutazioni. Serve anche un difensore centrale, perché in questo momento ce ne sono tre, Campagnaro è out. In questo preciso momento non ce ne sono tre, perché c'è anche Vitturini. Vitturini però è destinato a lasciare il Pescara, no? Noi facciamo delle valutazioni giorno per giorno. Campagnaro si è fatto male e oggi magari hai questi quattro giocatori che possono giocare lì in quel ruolo, che sono Bettella, Scognamiglio, Drudi e Vitturini. All'occorrenza ci può giocare anche Matteo Ciofani, quindi questo grande problema non ce l'abbiamo. Quindi non è una priorità, insomma. No, nel modo più assoluto. Non c'è però un sostituto naturale di Palmiero, ma questo è un problema vecchio, perché ne avevamo parlato anche a luglio, prima dell'inizio del campionato. Secondo me se si fa male Palmiero, poi si torniamo punta. Palmiero gioca Bruno, perché Bruno c'ha quelle caratteristiche per giocare in mezzo al campo, punto. Cioè, se poi vogliamo fare girare, c'è sempre l'allenatore che decide. Decide l'allenatore, ma finora Bruno ha giocato la prima partita, poi ha giocato qualche spezzone e non ha giocato più. Decide l'allenatore, giustamente. Però se tu mi chiedi se c'è un giocatore di ruolo in quel posto là, credo che Alessandro abbia le caratteristiche proprio per può giocare solo là. Per senso della posizione, ma non è un giocatore come Palmiero. Cioè un sostituto naturale di Palmiero non c'è. Detto tra noi, se ci fosse un giocatore sostituto naturale di Palmiero, vuol dire che ci sarebbe un dualismo importante in una squadra come il Pescara, che non esiste da nessuna parte, perché due giocatori di quelle caratteristiche non c'era nessuno. Quindi per lo stesso motivo non arriverà Marchetti, altrimenti si porrebbe un dualismo inutile e inopportuno con Fiorillo. Ho capito, ma Marchetti, non è che io ho detto che prendevo Marchetti, cioè se escono delle voci, non è che io devo commentare le voci che escono, no. Se no, finiamo più qua. Noi siamo a posto così. Se noi abbiamo tracciato un programma dicendo che abbiamo bisogno probabilmente di una punta e poi vediamo, forse magari come dicevi tu, un difensore centrale se il resto conta poca. Brunori? Contatto con la Juve Brunori, c'è stato o no? Perché? No, nel modo più assoluto. Brunori è un giocatore che in Serie C vogliono praticamente tutte le squadre che vogliono fare bene. C'è un interessamento importante dell'Entella, che c'era anche quest'estate. C'era anche quest'estate, adesso il ragazzo sta facendo le sue valutazioni, poi vedremo. A proposito, l'Empoli ha preso anche la Mantia Mancuso, che era la coppia che voleva formare qui a Pescara lo scorso anno, Giorgio Repetto. Non so se ricorda il presidente, no? Assolutamente sì. Infatti stiamo parlando di due giocatori forti. Un grande rimpianto anche questo, no? No. I rimpianti non ci devono essere, uno deve guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Se guardi, se pensi, vivi di rimpianti, come diceva qualcuno, beh, meglio non lo dico. Quindi, soddisfatto dei 26 punti? Ma io sono soddisfatto, sì, sono soddisfatto e sono convinto che questa squadra, come ho sempre detto, con questo organico possa fare molto meglio. Basta un attaccante.
come si muove qualcuno, come si crea un incastro. Se sei bravo e sveglio ti metti dentro e risolvi il problema. Quale sarebbe l'incastro ideale? Ma no, non è che c'è l'incastro ideale, cioè, bisogna capire quelli che sono i giocatori che andranno sul mercato, e poi se in questi c'è un giocatore che a noi interessa ci dobbiamo chiaramente fare in modo di prenderlo, perché oggi tutti quanti parlano di Moreo, ma oggi l'Empoli Moreo ancora non lo mette sul mercato, ancora non ha deciso se lo mette sul mercato, quindi è inutile che io parlo di Moreo se poi Moreo non si muove da Empoli, è inutile che parlo di Ciofani se Ciofani rimane a Cremona. Io devo parlare di gente che possibilmente può cambiare aria, è come quando vengono a Pescara e mi chiedono Memusciai, ma Memusciai per me non si tocca. Crecco potrebbe partire? Non mi risulta. La storia degli ultimi anni dice che il mercato di gennaio non ha regalato grandi soddisfazioni. No, c'hai ragione, il mercato di gennaio secondo me non serve proprio a niente, perché purtroppo rischi solo di fare dei danni o di creare delle problematiche a una squadra che magari è già completa. È chiaro che nel caso nostro abbiamo bisogno per numero, perché è chiaro che se qualcuno va via lo devi rimpiazzare, purtroppo abbiamo Tuminiello che ci avrà ancora un paio di mesi fuori, e quindi devi intervenire, diversamente noi staremmo bene così come stiamo.